Francesca, benvenuta su Yes Life Ciao! e grazie per aver accettato Ciao questa Francesca! intervista. Ciao. Grazie mille a voi. Lei è Francesca Musci, ha partecipato alla seconda edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia e ha accettato la nostra intervista. Ero molto scettica, nel senso che immaginavo che era un programma che avrebbe preso molte ragazze immagine o molte ragazze dell'agenzia, comunque come i soliti programmi, tra virgolette, abbiamo tutti un po' questa idea che sono tutti un po' pilotati. E quindi dici, ma sì, facciamoci questa iscrizione, intanto non cambia nulla. Tanto che il giorno dopo ho ricevuto proprio la chiamata da loro che mi volevano conoscere. E lì la mia collega mi fa: cosa fai? Non vai? Io ho detto: Massimo, io non so nulla, non l'ho mai visto. Quindi ero abbastanza intimorita, un po' lì per lì, perché ho detto: ok, vado a fare questo provino, ma l'unica cosa che so è che devo sposare con uno sconosciuto, poi del resto non sapevo nulla. Avevo visto naturalmente le immagini degli esperti e quant'altro, quindi quando sono andata là a fare il primo provino, ho conosciuto anche tre esperti per la prima volta. E diciamo che lì un pochettino di sprizza, tra virgolette, è venuta. Senti, invece la tua famiglia come ha reagito quando hai detto questa notizia? No, la mia famiglia, allora, mia mamma naturalmente, come tutte le mamme, all'inizio è rimasta un po' scioccata, non se l'aspettava. Poi abbiamo questa concezione della televisione un po' meglio starci lontano. E invece mio papà, un po' come me, un po' pazzerello, e l'unica cosa che mi ha detto quando gli ho detto: papi, mi devi accompagnare all'altare, ho trovato proprio la serata dove stava andando in onda Matrimonio a Prima Vista, e gli ho detto: papi, il prossimo, se tu mi devi accompagnare. Lui, guarda, mi ha guardato e mi ha detto: l'unica cosa, io la cravatta non me la metto, tanto che non se l'è messa veramente. No, è stato una grande spalla. Ma ci racconti, Francesca, qualche retroscena del programma? Cioè, o non puoi perché vi hanno detto non parlate nel programma nello specifico? Perché mi è capitato di intervistare chi ha fatto anche quattro ristoranti e mi dicevano che non vogliono tanto Sky che si parli un po' del format, come funziona o non funziona. Cioè, ci puoi raccontare qualche retroscena o... Non è successo nulla di che, È tutto si reale, crea. insomma. Sì, è anche molto, molto bello perché girando il programma tu hai sempre queste tre persone che ti seguono e quindi si crea anche un po' un legame. Tanti ti chiedono come la vivi questa sensazione di avere sempre le telecamere puntate addosso. A parte che non è proprio così, è molto, molto più semplice perché ti senti proprio sotto i riflettori. Hai sempre queste tre persone che poi diventano un po' amici perché vivi questi 40 giorni insieme. E anche il camera non ti pesa tanto, la telecamera è quella normale, quindi ne è solo una. Non so come spiegarti, ma ti sembra anche di non essere ripreso. È Poi magari proprio ti una. abitui. Ti Sì, abitui. perché poi veramente entrano a far parte della tua cerchia, della tua nicchia di amici, no? Li vedi proprio come degli amici e non te ne rendi neanche più conto. E è anche molto semplice perché molti dicono: mamma, come avete fatto a registrare? Allora, la prima settimana, dove tu sei in viaggio di nozze, sono sempre con te, sono lì con te in viaggio di nozze. Invece, quando tu torni alla vita di tutti i giorni, non è così complicata perché giustamente tu riprendi a lavorare, hai le 2 settimane di licenza matrimoniale, poi tu rientri al lavoro e ti metti d'accordo con loro quando sia tu che lui avete il giorno libero o comunque del tempo necessario per girare delle scene. Quindi è molto gestibile, anche che magari tanti sono spaventati anche, ma come faccio col mio lavoro? No, assolutamente. È uno dei pochi programmi, secondo me, che non interferisce col lavoro. Anzi, è molto fattibile. Avete fatto un bel viaggio alle Maldive, mi sembra, Sì, o... è stato bellissimo perché a me piace tanto viaggiare, quindi sapevano che molti posti li avevo già visitati. E io ho sempre detto, se dobbiamo fare un viaggio, facciamolo fatto bene, almeno quello. E la cosa che mi spaventava, che gli dicevo sempre, non voglio trascorrere la prima notte da sola con uno sconosciuto. E non so se l'hanno veramente, siccome la marcavo molte volte questa affermazione, hanno preso proprio la palla al balzo e ci hanno fatto partire la sera stessa del matrimonio. Quindi abbiamo Sì, fatto tutto il tu hai viaggio. fatto il viaggio in aereo, tra un po' vestita da sposa, mi ricordo che sei andata in Sì, aeroporto. bravissimo.
Ed è stato bellissimo, è stato veramente bello perché sono state un sacco di sorprese in quel giorno, è stato ricchissimo di sorprese. Come mai avete deciso poi di risposarvi, cioè di fare un altro matrimonio, giusto? Corretto? Sì, abbiamo deciso di risposarci soprattutto per rendere anche molto più seria la cosa, la storia. E anche perché nel matrimonio a prima vista puoi invitare solo 20 persone per persona. E come ben sai, i familiari sono sempre molti di più, quindi abbiamo dovuto fare un po' una cernita, tra virgolette, delle persone da invitare. E il primo matrimonio, anche se non ci conoscevamo, avevamo più o meno lo stesso pensiero, invitare molti più amici per rendere ancora più leggera questa giornata. Quindi sì, ho invitato mia mamma, mio padre, una coppia di miei cugini, poi tutti gli altri erano amici. E quindi il matrimonio in chiesa è stato sia per ufficializzare al meglio la nostra relazione che per condividere insieme a tutti i familiari questo giorno così importante. Quindi non c'è differenza tra, diciamo, la vita nel programma e la vita reale? Cioè, com'è stato il tuo impatto una volta tornata, diciamo, fuori dalle telecamere? Non te ne accorgi, non c'è la differenza tra la vita durante il programma e quella dopo. È esattamente la stessa, non hai solo, vabbè, le persone con l'autore, il cameraman che ti seguono, ma è esattamente quello che si vede in televisione, è proprio la realtà. Naturalmente loro ti fanno fare magari delle prove, tra virgolette, chiamiamole così, il bungee jumping o il giretto a Milano nei serpenti, come è successo a Stefano, o magari il giro a Roma per visitare Nada, quindi magari qualche weekendino per incentivare la vita di coppia, il feeling di coppia, però poi per il resto è veramente tutto semplicissimo, una classica coppia di tutti i giorni. E consiglieresti il programma ad altre persone? Sì, certo, io consiglierei Matrimonio a Prima Vista perché è comunque un'esperienza unica nel suo genere e se lo fai è perché secondo me hai proprio voglia di metterti in gioco e conoscere magari una persona che dovresti veramente, come ho detto prima, andare oltre l'aspetto fisico e lasciarti trasportare da un fattore molto più profondo, caratteriale. Trovare proprio quell'intesa chimica, ma interiore più che esteriore. E quindi ho notato che in questi ultimi anni è molto più la chimica interiore che quella esteriore, stanno marcando più su questo. Anche giustamente. Sì. Che progetti avete per il futuro? Non lo so. A parte questa quarantena... Per il momento uscire di casa. Guarda, siamo due persone che vivono molto la giornata, quindi è difficile che ci programmiamo piani a lungo termine. Siamo molto spontanei, solari e prendiamo la vita un po' così. Piani a lungo termine per il momento non mi viene in mente niente, ma comunque non ne abbiamo. Non ho nulla di così... Così. Ma invece parlaci della tua vita su Instagram, sui social, quella che hai capito che questo era un po' cos'è, è diventato un hobby, un lavoro, un secondo lavoro, come funziona? Perché comunque allora, ti seguono tanto, vedo sì. Che veramente sei molto seguita e apprezzata per quello che stai facendo, come è nata sì. Questa cosa qui? I social sono nati praticamente da soli, è stata una cosa inaspettata sia per me che magari anche per proprio i produttori di Matrimonio a Prima Vista, perché avendo già fatto un'edizione non si sarebbero mai aspettati un seguito della mia persona. Non so, magari sai il fatto che siamo l'unica coppia ad aver funzionato, un po' la leggerezza che abbiamo portato in televisione, molte persone mi scrivono: siete stati un raggio di sole in questo programma. Hanno proprio bisogno di questo, cioè la leggerezza, l'energia, la positività, e noi abbiamo trasmesso questa cosa. Poi sai, non sono una blogger che faccio solo questo, sono una ragazza comunissima che lavora dal lunedì al venerdì, timbro il cartellino, mi alzo anche alle 6 del mattino, quindi secondo me anche
questa semplicità, questa voglia di dire ho una ragazza che è come me, rispecchiare il target delle mie coetanee, ma anche di gente più grande, dire la semplicità, non so bene come spiegartelo, ma sicuramente sarà anche questo il, tra virgolette, successo sui social. La tua vita è cambiata dopo il programma? Sicuramente è cambiata perché ho un marito e sono sposata, certo. E siamo felici. Però per il resto vivo ancora qui, ho i miei hobby, la mia palestra, il mio cavallo, cioè la vita di Francesca è uguale, uguale a quella di prima. Sì, sì, sì. I sì, cani. Sì. I cani sono raddoppiati, è vero, quello è cambiato, sono diventati due. No, però non è assolutamente cambiata. Quello che posso consigliare è di non fare questo programma per avere visibilità, perché non è questo il programma. Infatti c'è una coppia, adesso non faccio i nomi, che praticamente hanno iniziato questo programma, dopo un minuto lui era già stufo, non voleva. Adesso poi te lo dico a fine registrazione chi intendo. Però non partecipi, sai che cosa vi incontro, sai che puoi conoscere una persona che magari non ti può piacere. Cioè dopo mezz'ora dal programma che è iniziato, sei già stufo, no? Vuoi già andartene. È capitato anche una ragazza, un ragazzo, tutte e due. Comunque, dico, cavolo, cioè, mi faceva venire nervoso, dico, cosa sei andato a fare? Cioè, se la prendi già così, non ha senso. Quello sia un pensiero di molti, però io che l'ho vissuta ti dico, non è molto semplice, ma secondo me quando parti con questa idea che dici, sì, dai, mi butto, però non sono pienamente consapevoli del fatto che devono andare oltre l'aspetto estetico, per quello che continuo a sottolineare, se vi sì, iscrivete a questo vero, programma dovete andare oltre all'aspetto estetico, o siete veramente chiari con la produzione o andate veramente oltre, perché purtroppo è un freno vero. Si sa cosa abbastanza si incontra, cioè, quando vai in una trasmissione di questo genere. C'è stato un sì. momento, Francesca, che hai pensato non ce la facciamo, non riusciamo ad andare avanti durante la trasmissione? No, sinceramente no, durante la trasmissione è andato tutto molto bene, come vi ho detto è stata un'esperienza molto bella sia dalla mia parte che da quella di Stefano, perché siamo stati molto felici, abbiamo vissuto, avevamo anche 28 anni, quindi la mia idea era, vabbè, se va male, cosa potrà mai succedere? Amen, una persona in più che conosci, va male. Speriamo di no, però se va male, niente, cadiamo comunque in piedi, la vita non cambia, è sempre la stessa. Sì, hai scritto divorziata sulla carta d'identità o Vabbè. dove vuoi, però non cambia assolutamente nulla. E quindi mi sono persa, dove dovevo No, arrivare? ripensavo, cioè, durante proprio il format, durante Ah, proprio il ok. periodo delle Maldive, il mese che è trascorso, diciamo, telecamere No, guarda, accese, c'è è stato un andato momento veramente. di crisi anche tua interiore, di dire, ma non ce la faccio, non è No, no, mai, andata mai. bene, Guarda, infatti voi è andata benissimo. non mi aspettavo di Era vivere questa scontato l'esito della esperienza. vostra, era scontato. Cioè, su di voi era proprio Se scontato. Meno male. è stato proprio un colpo di fulmine. Sì, Sì, ci incredibile. siamo proprio trovati bene. Poi non so se è anche per questo motivo, ma sia io che Stefano siamo due persone, secondo me, molto realizzate. Cioè, ognuno ha la sua vita, il suo lavoro, il suo spazio, i suoi hobby e le sue passioni. Sono due persone che siamo sempre state da sole e stavano bene da sole. Quindi l'incontrarsi è stato un ampliare il nostro mondo, non come si suol dire, Completare. riempire delle mancanze. E molte persone, purtroppo, secondo me, cercano un compagno per riempire una sofferenza, una solitudine. E già facendo così, secondo me, non sono nessuna, però mi è capitato, per quello che parlo così, per esperienza personale, mi è capitato di cercare l'affetto in una persona per delle mancanze, per delle solitudini. Invece nel periodo che io ho affrontato matrimonio a prima vista, ero proprio felice, nel senso che avevo tutto. Mi sentivo nel mio piccolo avevo tutto, ho la mia famiglia che mi vuole bene, ho la mia casa, mi sentivo proprio soddisfatta. Sai quando a 27 anni, per quelli che sono, hai un bel lavoro, cioè bel lavoro, hai il lavoro comunque fisso, solido, che ti permette di comprarti una casa, mi sentivo realizzata e tranquilla. Sì.
E quindi è stato proprio un ampliare. Hai completato, diciamo, il cerchio con Stefano. Bravissimo! Sì, sì, sì. E invece Stefano perché ha partecipato? Anche Stefano è stato spinto da un suo amico, da un suo collega. Stessa identica situazione più o meno. Nell'assurdo, quando infatti ce lo siamo raccontati la sera dell'aereo, perché noi abbiamo passato 12 ore in aereo la sera del matrimonio per raggiungere le Maldive, ci siamo raccontati un po' il perché. E quindi quando lui mi ha detto, guarda, mi ha scritto un mio collega, gli ho detto, no, vabbè, non ci posso credere. E quindi è andata più o meno nello stesso modo, anche lui non guarda quasi mai la TV, se non le partite di calcio, il fantacalcio, ed è stato scritto così da un suo amico, per gioco, per scherzo. Che squadra ti fa Stefano? La Juve! E tu il Napoli, vero? No, Juve, uguale. Io simpatizzo, non sono una vera tifosa. Perché una volta mi sembra che t'avevo visto che eri andata allo stadio a Napoli, non sì, mi ricordo. Siamo andati a trovare Steven della mia edizione, che ha fatto il programma con noi, che lui, siamo rimasti in ottimi rapporti, e allora una volta siamo andati proprio allo stadio. Sì, siamo andati là a Napoli a vedere il Napoli, perché vabbè, è una delle città che noi amiamo, tanto che il nostro cane si chiama Gennaro, come San Gennaro. E quindi sì, siamo andati allo stadio a vedere il Napoli. Vabbè, il cuore sportivo, scusa. Vabbè, Juventino, adesso tolgo il... non vi seguo più, basta. Sto scherzando, ovviamente. No, assolutamente. Quando ti sei rifatta il naso, che hai avuto... Sì. No, rifatta il naso, avevi problemi. Guarda, ho ancora dei problemi, quindi... Mi ricordo che avevi fatto una polemica. Era successo qualcosa a suo tempo lì, o no? O una cosa... No, non era successo nulla, non ho mai nascosto il mio problema. Fai conto quasi un anno fa ormai, io avevo un problema al timpano destro e ho fatto un po' di visite, tra cui anche quelle gratuite, farmacie, di test dell'udito, e continuavo a dire non è nulla. Allora sono andata da un otorinolaringoiatrico e mi ha detto che avevo un problema non tanto all'udito, ma proprio al naso. Quando ho provato a mettermi un sondino, non è proprio entrato. Mi fa, guardi che lei ha un setto praticamente chiuso. E sai, quando sei talmente abituata a respirare con una sola narice, non te ne rendi neanche conto. Cioè l'aria passava, ma proprio minimamente. Tanto che la prima cosa che lui mi ha detto è, fai una TAC e poi ricontrolliamo. Quando ha visto la TAC, mi ha detto, guarda Francesca, l'unico modo per sistemare il problema è... Allora, il fattore del sentirci poco è proprio perché, avendo il setto deviato, la parte destra è meno ossigenata. Quindi anche per quello ho riscontrato un problema visivo minimo, ma l'occhio si stancava perché la parte destra era meno ossigenata. E tanto che mi ha detto che dovevo fare questa operazione, all'inizio non l'ho presa per niente bene, ero molto spaventata, non sono mai finita in ospedale, non ho mai fatto operazioni e sinceramente ero abbastanza preoccupata. Ho preso forza, ho fatto un po' di visite da specialisti vari, quando poi ho trovato la persona che mi ha trasmesso più fiducia ho deciso di farlo. Ad oggi non sono ancora totalmente a posto, purtroppo il mio setto e i miei turbinati non erano messi molto bene, perché fino a che tu non apri non hai bene la concezione di quello che hai nel naso, tra virgolette. Ti parlo per quello che mi hanno fatto capire, e di conseguenza adesso il turbinato ancora non è a posto e faccio molta fatica a respirare. Si spera che questa operazione vada fino all'anno di guarigione, quindi fino all'anno avrò dei punti di domanda. Sì, ho sistemato naturalmente il setto e già che ero ho tolto la gobbettina, ma non ho si può dire cambiato la fisionomia del viso o il mio naso proprio facendolo minuto, e ho giustamente sistemato questa parte qua, come si può vedere, che è quella del setto. Però tuttora oggi molte persone mi dicono ancora la voce nasale, perché purtroppo il problema è abbastanza grave e si spera che vada a posto, perché sennò sarà un'operazione di turbinati da riprendere. Invece molti l'hanno pensato. Sì, molti hanno pensato che fosse soltanto una cosa estetica. Diciamo che se era solo una cosa estetica sarei stata più felice, perché
quando lo fai per un fattore estetico non ti toccano turbinati, certo, o comunque internamente e riesci a respirare tranquillamente. Io ad oggi ancora purtroppo sono ancora abbastanza chiusa. Speriamo che vada tutto bene, dai, sono positiva e sicuramente andrà a posto. Questa tua passione che adesso hai preso per i social, con Instagram, sì, TikTok, sì, eccetera, vuoi portarla avanti? Cioè, vedo che comunque hai tanti follower, quindi ti seguono. Anche prima del programma... Cioè, è anche uno sbattimento fare questo, diventa un secondo lavoro perché ti vedo proprio che sei impegnata. Cioè, io, sai... Sì. Ti seguo su Instagram, vedo un po' le tue storie, vedo che comunque ne fai tantissime. È un lavoro, diventa. Allora, ti dirò, prima ancora di questo programma sono sempre stata una persona che amava le foto, video, quindi poi Instagram si è rivoluzionato con le storie, una volta non c'erano. Quindi ho sempre postato, ho fatto foto, video, nei miei viaggi facevo dei lunghi reportage di video, quindi... Il fattore social non mi dispiace, anzi mi piace, è un confronto con molte persone, ci sono vari riscontri, sia positivi che negativi, però mi piace. Sì, è diventato anche un secondo lavoretto quando mi contattano dei brand che io pubblicizzo, sono di questa idea, siccome comunque il lavoro ce l'ho, non mi metterò mai a pubblicizzare una cosa che in primis a me non piace. Io magari con i brand approccio proprio in questa maniera, mi fa piacere provare, se mi piace, che mi trovo bene, sono io la prima a dire ragazze provatelo, però non tipo beveroni, cose, sono un po' scettica anch'io perché sono buona forchetta, infatti mai nessuna mi ha visto pubblicizzare. Infatti visto che stamattina ti è arrivata la frutta, la verdura, il prosciutto, sì, ti è arrivato di tutto oggi. Sì, perché oggi ho detto, così. Siamo un po' di buona forchetta. Stefano, una volta ho parlato anche con Stefano, lui invece ama parecchio i vini, ci avevo parlato un attimino su una foto di Instagram. Sì, lui è un appassionato, quindi anche in questa quarantena abbiamo ordinato un sacco di vino da poter degustare e poi lui, giustamente col suo lavoro, gli piace degustare diversi vini per poi metterli magari in carta. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo, Francesca, Yes Life Magazine ti ringrazia e di questo tuo intervento. E poi speriamo di risentirci tra un anno, tra due, e magari ci dici come sta andando la tua vita da influencer. Ah, certo, va bene. Va bene. E adesso chiudiamo e ti ringraziamo. Ciao. Va bene, grazie. Ciao.